Appena abbiamo visto il risultato del 75 è un'emozione, è difficile descriverlo, è proprio vedere un oggetto dove tante persone ci hanno lavorato, ci hanno messo cuore, sudore, lavoro e tu devi finalizzare, cerchi di finalizzarlo sempre al meglio perché comunque, non so, sarebbe una mancanza di rispetto non fare l'ultima fase nel migliore dei modi dopo la marea di lavoro che c'è stato da parte di tutto il team. Io sono Mauro, mi occupo della pitturazione, della verniciatura della barca e delle wing. Seguo tutto quello che è il finish della barca e delle sue appendici. Siamo una squadra composta da me, da Danilo e Valentino, dove abbiamo il compito di portare al massimo livello tutte le varie parti in composito per dare la massima prestazione alla barca. Sono Danilo Sorrentino, ho 24 anni. Faccio parte del team di verniciatura con Mauro Zamichele e Valentino Melis. La responsabilità e la pressione si sentono ogni giorno perché ovviamente il nostro lavoro è quello che rende la barca alla fine, oltre agli studi di progettazione delle forme, eccetera, la finitura è una delle cose che incide di più sulla velocità e sull'assetto della barca. La perfezione in un foil è che sia sicuramente in dima, e quindi le forme siano quelle da progetto, e che poi la finitura, cioè la carteggiatura della verniciatura, sia ai livelli che ci chiedono, ovviamente sempre rispettando i feedback dei progettisti e dei velisti. Per noi i loro feedback sono importantissimi perché sono loro che hanno la percezione quando navigano di qualche imperfezione, sia dalle telecamere ma anche proprio con una sensazione manuale, sente come si comporta la barca e tutto quanto, quindi i loro feedback per noi sono molto importanti. Naturalmente dopo ogni sessione di lavoro sono tutti pezzi che subiscono comunque degli stress e quindi vanno controllati perché un minimo difetto può influire sulla prestazione. E noi lavoriamo particolarmente di notte, perché dopo la sessione di lavoro che di solito è nel pomeriggio, una volta che la barca viene messa in tenda, viene asciugata e controllata nei suoi minimi particolari, arriva il nostro turno di lavorazione e questo ci porta a passare quasi tutta la notte diciamo, a rifinire questi componenti. Mi chiamo Valentino Melis, ho 33 anni. È stata una bella sfida, una bella avventura durante la preparazione appunto della verniciatura che abbiamo fatto da Persico. L'ultima colorazione del 75 è un colore bellissimo, molto delicato. Una volta individuato il colore o la grafica, assieme alla squadra stigliamo un programma di vari step per poterla verniciare nel più breve tempo possibile, ma cercando di avere la massima qualità. Non è più solo una perfezione estetica, che naturalmente è molto importante, ma ci deve essere anche una perfezione più che altro di realizzazione per le prestazioni. Tutto è in funzione delle prestazioni. Che poi un colore non è un colore, è proprio un riflesso, uno specchio. Alcune volte è stato molto duro da parte di tutti, però siamo una bella squadra, ci diamo forza l'un con l'altro.